Uomini e donne, Andrea Dal Corso sarebbe stato visto a casa della zia di Teresa. Sul web si dice che Andrea Dal Corso e Teresa Langella si starebbero frequentando di nascosto, l'ex di Uomini e Donne sarebbe stato visto ad Avellino. La frequentazione tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso potrebbe non essersi interrotta, questo almeno è quello che sostengono alcuni fan nelle ultime ore, dopo aver avvistato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne in un paesino in provincia di Avellino. Stando al gossip che il blog Vicolo delle News ha riportato, il bel veneto sarebbe stato visto nei pressi della casa di una zia della tronista. Se così fosse, vorrebbe dire che i due hanno deciso di conoscersi sul serio e soprattutto lontano da occhi indiscreti. Un nuovo gossip su Andrea e Teresa. Neppure il tempo di metabolizzare il botta e risposta al veleno che ha avuto con la escort Gwendalina Rodriguez, che Andrea Dal Corso è finito al centro di un nuovo e interessante gossip sulla sua vita sentimentale. Stando a quello che sostengono alcuni blog, il ragazzo starebbe continuando a conoscere Teresa Langella nel modo più riservato possibile. Vicolo delle News, per esempio, ha riportato la segnalazione che dei fan di Uomini e Donne hanno fatto sui social network. Poche ore fa, l'ex corteggiatore sarebbe stato visto a casa della zia della napoletana, più precisamente in un paese in provincia di Avellino. L'indiscrezione che tutti i siti stanno condividendo, dunque, fa sapere che il bel 31enne avrebbe raggiunto la tronista che ha rifiutato poco più di un mese fa al castello, per una giornata da trascorrere in famiglia. Sta d'informazione, precisiamo che al momento non esistono prove, video o foto, che possano confermare la presenza di Andrew nella terra d'origine di Teresa, questa, infatti, per ora resta solo una voce tutta da verificare. Seguendo gli sviluppi che ha avuto la frequentazione tra Dal Corso e la Langella, però, non è del tutto da escludere che la notizia che abbiamo riportato possa essere vera. Quando il ragazzo ha passato due giorni a Napoli con la protagonista di UED, come loro stessi hanno successivamente raccontato in studio, nessuno era riuscito a fotografarli insieme. Teresa ci riprova con Andrea? Le ultime indiscrezioni. Dal no che Andrea ha detto a Teresa nella puntata serale che Uomini e Donne ha dedicato alla loro scelta, è passato poco più di un mese, in questo breve periodo, però, sono successe tante cose tra i due ragazzi. Dopo qualche settimana di silenzio ed un acceso confronto in studio anche con Antonio Morricone, Dal Corso ha fatto dietro front, mentre la napoletana presenziava alla festa di fidanzamento di Ivan Gonzalez nel castello, il suo ex corteggiatore chiedeva alla redazione di poter avere un confronto con lei. Come il pubblico ha potuto vedere in una recente puntata del Trono Classico, il veneto ha chiesto una seconda chance alla tronista, dicendosi fortemente pentito di averla rifiutata poco tempo prima. Con iniziale titubanza, Teresa ha accettato di incontrare Andrea nella sua Napoli, ha passato due giorni con lui, scambiandosi baci e tenerezze, ma qualcosa non ha funzionato di nuovo. Le anticipazioni sulla registrazione di UED alla quale hanno partecipato i due giovani la scorsa settimana hanno fatto sapere che c'è stato un duro scontro verbale tra loro. Le incomprensioni che la Langella e Dal Corso continuano ad avere, hanno spinto entrambi a mettere un punto alla loro frequentazione davanti a tutti. Il gossip sul presunto avvistamento del 31enne a casa della zia della napoletana, però, rimette ancora una volta tutto in discussione, il tira e molla tra Andrea e Teresa sembra continuare.